stazione dei carabinieri, quindi cerchiamo facciamo in modo che questo giorno diventi un giorno di festa veramente, anche attraverso le sfumature che magari ai più sfuggono, ma noi che siamo amministratori dobbiamo in qualche modo e necessariamente garantire e seguire. Palazzolo da vivere 365 giorni l'anno, questa è una di quelle date. Sì, questa è una delle date che fanno parte del grosso ormai cartellone di eventi di Palazzolo. È un evento importante nel cuore dell'estate, quindi nel centro dell'estate, richiama a Palazzolo numerosi emigrati, tanti palazzolesi che vivono fuori scelgono di ritornare a Palazzolo proprio in queste giornate. È un momento veramente di festa, ma Palazzolo ormai da un anno abbiamo lavorato a un cartellone di eventi che sta portando veramente un incremento di turismo a Palazzolo importante. Non è un incremento solo percepito dal fatto di vedere turisti in qualunque giorno dell'anno a Palazzolo, ma è proprio anche dato da dei dati, come diceva prima il sindaco. Abbiamo analizzato un po' anche la ricettività. Oggi è sold out, abbiamo tutti i posti dove poter dormire pieni fino al 15, al 16, quindi Palazzolo sold out in questo. Padre Angelo, il momento della benedizione del pane è un momento significativo, è un momento che si tramanda oramai da generazione in generazione, ma soprattutto rappresenta proprio il frutto della terra che dà. È vero, e questo l'ho imparato da un bambino, che diceva: mamma, ho fame, e mamma girava la testa. E non disse niente. I bambini non durano la festa. Ho fame, ma in tutti gli aspetti, va bene. Grazie per questa grande testimonianza importante, perché anche tramite gli scatti rimangono poi immortalati i momenti suggestivi della festa di San Sebastiano. Lo sentite anche dunque dal suono delle campane, che siamo quasi in procinto di vedere, di seguire l'uscita del simulacro, e anche le forze dell'ordine insieme ai rappresentanti del comitato stanno cercando di mettere in sicurezza le persone che prima erano sulle scale della chiesa, e ovviamente devono scendere giù, dove giù troveranno tante altre persone, centinaia e centinaia. Sentite anche le grida che accompagnano l'uscita di San Sebastiano. Il momento è davvero molto importante per chi ha la fede, per chi è venuto qui a rivedere per tantissime volte quelle che sono le tradizioni legate a questa festa di Palazzolo Acreide, che anche noi vi stiamo raccontando con le nostre telecamere. Ecco qua, ci siamo. E allora all'uscita del simulacro noi lasciamo come di consueto l'audio ambientale e viviamolo insieme. Davvero molto significativo, dedicato alle reliquie di San Sebastiano, significativo perché da questo punto inizia la vera e propria processione. E adesso ci siamo anche per l'uscita del simulacro. Tutti i componenti del comitato e ovviamente i portatori sono certamente molto molto emozionati per un appuntamento che aspettano da un anno, per un appuntamento che richiama veramente tantissima gente. Lo stiamo testimoniando, ripeto, con le nostre telecamere. Ci saranno davvero tantissime persone, centinaia e centinaia di persone qui sulla piazza del municipio di Palazzolo. Le grida si sentono anche dalla nostra postazione.
fuoco ed è insomma un tripudio di colori, di luci, e dobbiamo notare anche con le attraverso. Perché purtroppo insomma c'è stato anche il troppo caldo, ha fatto divampare anche degli incendi, il caldo, insomma il fuoco ha fatto divampare degli incendi, ma il lavoro dei vigili del fuoco sta spegnendo, ecco, come potete vedere stanno spegnendo tutti i focolai che si sono generati in questo momento. Qui l'aria, vi devo dire la verità, è anche un po' irrespirabile. E la processione è cominciata e dicevamo prima che insomma vanno in giro per le vie del centro cittadino Palazzolo Acreide. Io ritorno nuovamente qui con i nostri ospiti e continuiamo un po' quella che è la nostra diretta.